Più o meno, sì. Dipende dal lungo, ma più o meno così. Poi, oltretutto, più allungo e più devo avere frecce pesanti. Per il motivo di avere un foc che mi faccia volare comunque bene la freccia. Non è che. Le frecce leggere vanno bene nel 3 di fita, sì, vanno bene perché si tira fino a 30 metri. Però non perdonano. Se devi fare 11, devi fare 11. Però lì ci sta, se sai un po' più o meno la postura, cioè l'importante è non fare sagoma nel 3D, no? O peggio, però l'importante è non fare sagoma. Non facendo sagoma, qualche 11 salta fuori per caso, e stai sempre 10-8 e alla fine i tuoi 400 le porti a casa. E andiamo bene, però a top devi fare 450, eh? E 450 bisogna non sbagliare quasi mai. Ahimè, il motivo è quello. Neanche nella valutazione, perché bene o male bisogna valutare un po' bene il tiro, eh? Non basta fare toc, ahimè, non è un gioco così come può essere bello fare il gioco della FIAR, che una volta bastava fare toc, adesso neanche più quello. Poi sai, c'è le sagome mobili, c'è tantissime cose da tenere. Poi ci sono i tiri in ginocchio che hanno bisogno di. Io le prime primi tiri in ginocchio ho perso tutte le frecce, prendevo sempre il picchietto in pieno. Sono abituato. Poi mi sono anche specializzato in quello. Eravamo arrivati. Ah, la testa è rimasta immobile. Allora, come abbiamo visto, l'importante alla fine è la postura. Quindi io devo fare attenzione a, da questo momento in poi, muovere solo le braccia, quindi arrivare, non importa se perdo di vista la punta. Quindi l'errore più grosso che io posso fare per un arco nudo, o magari lo vedo fare anche dal famoso falsoscopo dei ricurvi di Lombò, è quella di tenere la punta in un determinato punto. Magari ho deciso, lo guardo bene e decido che questa qua la tiro al ginocchio. Gli do più o meno questa distanza. Oppure tiro un po' più alto della schiena, 10 centimetri più in alto della schiena. E metto la punta più in alto lì sulla schiena e poi la mollo. E questo è male. Mi conviene guardare dove deve andare la freccia e poi percepire la punta un pochettino più in alto della schiena e controllare meglio il tiro. Perché il controllo del tiro, l'errore provocato da un cattivo controllo del tiro è enormemente superiore a controllare dove è la punta della freccia. Perché se io controllo dove è la punta della freccia, perdo il controllo del mio tiro. Faccio danni enormemente superiori. Quindi è molto meglio allenarmi a controllare bene il tiro che non a controllare la mira. La mira è sopravvalutata. Non vi ho convinti, Ti ero già convinto prima. Stiamo elaborando. Mi ero già straconvinto prima. Non cerco di mettere a fuoco la punta della freccia, né tantomeno di collimare. La testa è rimasta immobile fin dalla preparazione. La sensazione dei contatti al viso è ottimale. Sento che la scapola della corda cerca di ruotare verso la colonna vertebrale. In effetti deve essere una sensazione di espansione più che fisica virtuale, sempre guardando solo il centro del bersaglio. In effetti questo deve essere solo un mantenimento, non deve esserci un'espansione fisica.
non devo aumentare la mia spinta o la mia trazione, devo solo 1-2 secondi al massimo e tirare. Questo serve non a mirare. Uno dei più grandi qui pro quo, in cui io sono rimasto sbalordito, per non dire peggio, in cui sentivo in continuazione affermare che fermarsi in ancoraggio voleva dire mirare. Assolutamente no. Fermarsi in ancoraggio vuol dire ottimizzare gli allineamenti, percepire l'espansione, anche se virtuale, per mettere in linea l'equilibrio dinamico, perché sennò ogni tiro sarà diverso dall'altro. Quindi se io, ripeto, con tante libre, per forza, perché sennò ho troppi errori, per forza. Però con le libre giuste, quando vedremo nella scelta del materiale, con le libre giuste, allora posso ottimizzare, perché ho controllo, non ottimizzo la mira, ottimizzo gli allineamenti. Sono molto più importanti perché provocano errori molto più grandi che non la mira. E lì non c'è un tempo di rilascio, perché il controllo dipende da... Ma 1-2 secondi sono più che sufficienti. Perché vedi, c'è gente che insiste molto sul tempo. Perché controlla dove la punta. La punta esce dal punto di conforto e allora la riporti, poi la perdi, la riporti, cerchi di capire e perdi le catene cinetiche. Ma che sono su troppo tempo. Invece per... cosa succede con l'arco olimpico? Ti spiego cosa succede con l'arco olimpico e con l'arco compound. Con l'arco olimpico vado in ancoraggio e poi il mio allineamento e espansione fanno scattare il clicker. Ho un contenuto. E questo è importantissimo, ma mica sto mirando in quel momento lì. Il mirino è là che fluttua. Oh, adesso e parte. La stessa cosa fa il compound. Il compound, sia che ce l'abbia indice, se ce l'ha indice, la trazione del non è che fa così per sparare, ma la trazione farà scattare lo stesso il pollice, lo stesso la rotazione, lo stesso. Dipende dall'innesco, ma l'innesco deve essere sempre dettato dai muscoli dorsali a sorpresa. Adesso io ho avuto, ad esempio, una cera che non faccio nome, Faletti, che ha dei tempi di sgancio, cioè di posizionamento, molto lunghi. Non è uno che, non penso che sia uno che gli scappi la freccia, che vada a cercare, però... Non voglio esagerare, ma sui 3-4 secondi sta in posizione. Sì, lui sai cosa fa? Lui ottiene questo risultato qua per affinare solamente gli allineamenti. Lui è lì solo dentro di sé. Non è là, è solo dentro. E più è dentro e più funziona. E solo così è riuscito, perché prima era l'apocalisse. Io ho fatto dei mondiali con lui, era la morte. Poi tutto un tratto è diventato un campione. Quando il tiro lo ha portato da là a qua. Proprio come dovrebbe essere. Ho scoperto il Santo Graal. Sì. Proprio così. Ahimè. non sempre è facile, però lui ha preso questa decisione, per quello che ho battuto prima, no? Se facciamo certe cose, è la condizione migliore per ottenerle. Non importa se non funzionano subito, ma noi dobbiamo essere convinti che sono quelle giuste. Allora dobbiamo, ahimè, farle. Crearci un metodo. E crearci questo metodo. Che non è uguale per tutti. Non è uguale per tutti, però ci dobbiamo credere e dobbiamo portare l'attenzione sul tiro, non sul risultato. Però ci deve essere comunque cioè lo diciamo 100.000 volte che
l'attenzione deve essere sul risultato, ma sul tiro. Ma facciamolo! Facciamolo! Dobbiamo farlo. Non funziona sempre, e io non sono riuscito, se no non facevo tre sagome di fila ai campionati europei, facevo io le squadre, invece di fargliele fare a Rigamonti, maledetto. Oltretutto, a quattro piazzate dalla fine, no, il primo giorno ho fatto 4,48, non è che ho fatto poco, magari non era facile, e lui ha fatto 4,50, due punti mille. E Pittaluga 4,60. Era però un altro percorso, perché non è giusto che gli istintivi che sono contro con gli archi nudi facciano un altro, facciano il percorso. No, non ha senso. Non ha senso, eppure non la digerisco. No. Vabbè. Però poi non ha fatto squadra Pittaluga, nonostante che ha fatto più di noi due. Sapevo già che Eric Esposito non era in forma sul 3D. A quattro piazzole dalla fine, vedo c'è un po' di tappo e vedo Alessandro fermo laggiù al ballo. Dai, fammi vedere sti score, voglio vedere a che punto siamo. Dai, mi carico un po'. E ho 7 punti di vantaggio, quindi ero 5 punti avanti. 2 di prima, 5 punti devo. Dai. Difatti, da una pietra c'era da tirare a dei topo Gigi, non so che cazzo era, però a 6 metri, però da una pietra lì. E ho fatto 2,11, 22. Perfetto, vai. Oh, 3 sagome di filo. Cazzo, ma non alti e bassi, destra e sinistra. Uno di quei tiri. Erano bui, non lo so. Perché. Però già subito 2 sagome, 10. E quella dopo subito, tam, un'altra sagoma. Mi ha preso il triplo. E invece l'altro ho tutto giusto. 10-8, 10-8. Uno fa 10, l'altro fa 18. Basta. Il mondo.